Presidente Gabriele Gravina, cittadino onorario di Castel di Sangro, una serata di forti emozioni sintetizzabili in quelle lacrime davvero sentite di cuore dopo aver rivissuto tanti bellissimi momenti della sua vita. Beh sì, rivedi tante immagini, non puoi essere insensibile di fronte a tanto affetto, a tanta testimonianza di passione di questa gente che non mi fa mai mancare il sostegno, per cui è chiaro, è immancabile l'emozione. 2 mesi di presidenza federale, il modello Castel di Sangro per rilanciare l'Italia, un modello di una società che ha vinto non solo sul campo ma anche dietro le quinte, rispettando il principio della familiarità, rispettando quel principio che potrebbe far innamorare nuovamente i tifosi che devono tornare a sentire loro la maglia azzurra. Sì, dobbiamo riscoprire l'orgoglio di quella maglia, nell'indossare quella maglia, dobbiamo riscoprire il valore di quel colore, dobbiamo riscoprire e coltivare quell'entusiasmo che sta accompagnando in questo primo periodo la mia elezione, ma soprattutto le grandi prestazioni di testimonianza, appunto di entusiasmo che i nostri azzurri stanno trasferendo a tutti i tifosi italiani. In conclusione, Presidente, prima c'erano 6.000 tifosi a tifare Castel di Sangro, adesso ci sono 60 milioni di tifosi che vogliono il rilancio del calcio italiano. Sì, però non deve essere differente l'idea, il progetto e il modello. Quindi noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada sapendo che Castel di Sangro è come l'Italia, il modello è unico e la passione degli italiani è la stessa. Con il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini, mister, una bella serata per il presidente federale Gabriele Gravina che ha lasciato traccia su questo territorio e sarà chiamato a lasciare traccia anche nella federazione e perché no anche a dare il proprio supporto da presidente al proprio allenatore. Beh, sicuramente è una bella festa perché credo sia un'onorificenza molto importante per quello che ha fatto insomma, qui come presidente del Castel di Sangro. E come imprenditore, poi adesso è presidente della federazione, sicuramente potremmo avere delle grandi opportunità in futuro. Abbiamo parlato dei risultati che attendono tanti milioni di tifosi, c'è l'obiettivo di qualificarsi innanzitutto e poi di partecipare al mondiale, però l'obiettivo più immediato è Euro 2020 e c'è da riscattare Italia-Svezia. Prima Euro 2020 sicuro, perché il mondiale sarà tra 4 anni e quindi c'è ancora tempo, dobbiamo qualificarci e dobbiamo cercare di giocare l'europeo per vincerlo, insomma, perché comunque l'Italia ha una storia importante alle spalle e tanti decenni che non vinciamo l'europeo, quindi sarebbe anche ora di provarci. Un'Italia da riavvicinare al proprio pubblico anche attraverso un gioco frizzante, quello che si sta vedendo nelle ultime uscite. Sì, diciamo che è già da diverse partite che la squadra gioca bene, quindi questo è importante perché ha riavvicinato i tifosi alla nazionale e questa credo sia già una bella cosa. Per concludere, mister, era già all'apice della carriera quando Gabriele Gravina costruiva il miracolo Castel di Sangro, un suo ricordo di quel periodo quando dall'esterno vedeva questa piccola realtà di 6.000 abitanti sfidare i giganti? No, beh, ma io me lo ricordo già da prima Castel di Sangro perché io essendo di Iesi, molte volte c'è Serie D, in Serie C, C2, sono stati gli scontri Castel di Sangro-Iesi, quindi poi insomma una squadra con di una città di 6.000 abitanti, insomma, che arriva alla Serie B, credo sia stata una cosa straordinaria e soprattutto rimanerci un anno, quindi insomma, è stato un bel record.